Ciao a tutti, bentornati a Termoidraulica RQ. Oggi vi voglio far vedere un macchinario diverso che è un sistema di microfiltrazione, come questo qua. Come vedete, a livello di carenatura è molto simile ai sistemi a osmosi inversa che abbiamo già visto, però è diverso perché, come vedete, non ci sono membrane, ma abbiamo una serie di filtri che hanno lo scopo di filtrare e microfiltrare l'acqua al punto d'uso senza abbattere sali minerali. In questo caso abbiamo un sistema a due vie, cioè che produce acqua naturale ambiente e acqua frizzante sempre a temperatura ambiente. Per questo motivo abbiamo la presenza di una pompa e di un carbonatore. Ora entriamo nel dettaglio e vediamo come funziona questo macchinario. In questo caso abbiamo un sistema a due vie, quindi abbiamo la presenza di un carbonatore e di una pompa che spinge l'acqua verso il carbonatore quando le sonde di livello segnalano appunto un abbassamento dovuto chiaramente all'utilizzo dell'acqua frizzante. Abbiamo da un punto di vista di componentistica un filtro a sedimenti susseguito da un filtro a carbone attivo. In questo caso abbiamo un nostro Edenia con attacco a baionetta da 0,5 micron argentizzato, impedisce quindi la proliferazione batterica. Una volta passato attraverso questo filtro, l'acqua arriva all'ultimo stadio, che è l'ultrafiltrazione da 0,01 micron, che va ad abbattere l'ultimo residuo rimasto nell'acqua pur mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche dell'acqua. I sali minerali rimangono inalterati e questa è la grande differenza rispetto a un'osmosi inversa, che invece va ad abbattere i sali minerali. Abbiamo visto come funziona un macchinario come questo, un sistema di microfiltrazione ad uso domestico. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci, qua sopra ci sono i nostri contatti. Io sono Pasquale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!